Scegli Coconato Automobili. Scegli l'affidabilità di Volvo e Porsche. Coconato Automobili. Vende vetture fuoristrada nuove e aziendali, con officina specializzata, vettura sostitutiva e noleggio a breve e lungo termine. Coconato Automobili ospita la gentile clientela nella propria sede, in Contrada Santa Lucia Corigliano. www.coconatoautomobili.com. Il quinto appuntamento con la stagione teatrale comunale di Castrovilla, riorganizzata dall'assessorato alle politiche culturali in collaborazione con l'associazione 900, ha riservato presso il teatro Sibaris un appuntamento con la commedia brillante e con due fra le più interessanti artiste del panorama nazionale, Emanuela Grimalda e Paola Minaccioni, per la prima volta insieme sulla scena, reduci dai successi di Un medico in famiglia 6 e Parla con me con Serena Dandini. Sono due protagoniste dello scenario italiano, sono due donne straordinarie, ne sentiremo parlare ancora di più nei prossimi anni, ma sarà un appuntamento dedicato prettamente alle donne. Questo di stasera è proprio un risvolto dei vari volti delle donne d'Italia e loro lo interpreteranno in una maniera eccezionale. Infinite o sfinite, miracolo delle donne d'oggi, scritto dalle due attrici e diretto dallo statunitense Michael Margotta. Argomento cardine di Infinite o sfinite è una profonda ma divertente indagine delle donne contemporanee, descritte in tutto il loro eroismo nella nostra frenetica vita quotidiana. Donne che fanno troppo, che pensano troppo, parlano troppo, mangiano troppo, che bevono troppo perché 2,5 litri d'acqua al giorno sono troppi, cioè, ma l'acqua asciuga, non l'acqua allaga, che comprano troppo, lavorano troppo, danno troppo, la danno troppo, donne esagerate, donne che fanno tutto troppo e che chiaramente alla fine si sfiniscono. Ecco. Le due attrici hanno immaginato di partire da una situazione di infinito, dove Dio è donna. Ho immaginato, essendo giunta alla mezza età, che Dio non solo è una donna, ma non è neanche giovane, contrariamente alla moda del momento, ma è una signora di mezza età, quindi ha i problemi di tutte le donne, deve fare i miracoli. Noi in terra facciamo il miracolo di trovare un asilo nido, di entrare con un passeggino dentro un autobus, e quindi è divertente immaginare come il mondo potrebbe essere se a governarlo dall'alto ci fosse una donna. Perché sono Dio!